ci sono stati alcuni episodi che hanno fatto tanto discutere, tra i quali c'è quello, Peppe, legato alla fotografia incriminata davanti la cattedrale di Noto, e noi ne vogliamo parlare insieme al sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Sindaco, buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, sindaco, Noto già famosa praticamente in tutto il mondo per le sue bellezze, in questi giorni ha fatto discutere. Perché questa fotografia, perché ha provocato così tanto scandalo, secondo lei? Ma non si tratta più che altro di scandalo, si tratta, secondo me, di dover definire le cose nel modo più corretto possibile. Si è commesso definiamolo un illecito amministrativo, visto che è stato depenalizzato, si è commesso un atto che è perseguito dalla legge, e tale è stato poi alla fine, perché evidentemente si è cercato, come molto spesso avviene anche negli ultimi tempi, di essere protagonisti, di essere diciamo particolarmente appetibili attraverso i social possibilmente per un seguito che non è quello che a noi piace della nostra città, e per cui si sono consumati questi atti anche in altre realtà del nostro Val di Noto. Anche a Modica si è registrata una cosa del genere. Cosa penso? Penso ad un aspetto molto importante, che poi in questo momento è anche rappresentato dalla mostra bellissima che c'è sulle scalinate della cattedrale, che è quella di Nito Rai. Perché il problema non è il nudo, sia chiaro. Sindaco, mi scusi, perché noi abbiamo anche ascoltato la dichiarazione che online, nel suo profilo social, ha rilasciato proprio il protagonista di questa vicenda, Fabrizio Santamaria. Non so se inquadrarlo come attore, come operatore comunque del settore a luci rosse. Io però la cosa che mi chiedo, e lui stesso l'ha ammesso, si tratta di una trovata pubblicitaria, e la domanda provocatoria che le voglio lanciare è la seguente: se domani una importantissima casa di moda volesse realizzare uno spot pubblicitario a Noto, dove però le modelle devono posare, non dico nude, ma quantomeno con una tetta di fuori, lei cosa fa? Dice di no? Guardi, lei mi ha anticipato nel concetto che volevo esprimere, e la domanda ha sicuramente è molto interessante. Le rispondo che il problema non è la nudità, non è il nudo. Se lei guarda le statue di Igor Nito Rai, sia dedolo sia gambe alate, sono delle statue nude, di una perfezione, di una bellezza disarmante, perché nella storia dell'arte il nudo ha sempre rappresentato la bellezza. E questo è il nudo. Un'altra cosa è un'offesa al pudore e alla decenza, che sono aspetti che non c'entrano proprio niente col nudo. La volgarità del gesto offende sicuramente una comunità che comunque è una comunità che vive di arte e di cultura, ed è contro il pudore e contro la decenza. Per cui non c'è assolutamente nessuna attinenza tra il nudo come espressione della bellezza e il nudo come espressione più brutta di volgarità, di un senso di fragilità. Come le statue di Nito Rai, che sono mozzate, non complete, che danno da una parte questa bellezza dell'uomo e dall'altra anche la fragilità dello stesso, il nostro protagonista non ha espresso la parte bella dell'uomo, ma la parte fragile, la parte alla ricerca di visibilità, la parte alla ricerca di like, cioè quella parte così effimera dell'essere umano che non scende nella profondità e che qualifica ovviamente chi la compie. Però mi scusi, questa magari sarà la sua lettura e la finalità che lei attribuisce a quello scatto, però sostanzialmente in quello scatto si vede solo un culo. Sì, ma è molto volgare, è qualcosa di
come dire, di molto materiale, non c'è nessuna eleganza, non c'è nessuna rappresentazione della bellezza, chiunque la guardi viene negativamente colpito, viene colpito dalla bruttezza, e questo aspetto è un aspetto secondo me dirimente nella questione, per cui ripeto, non è il problema del nudo. Nella nostra cattedrale ci sono delle statue nude, ma sono di una bellezza straordinaria e ti danno sensazioni belle di espressione del corpo, della bellezza del corpo, che evidentemente quella non ha trasmesso. E poi, ripeto, le leggi e le norme vengono e devono essere rispettate, c'è una violazione, questa violazione è stata sanzionata, per cui significa che se c'è una violazione significa che qualcosa non regge nel confronto. Poi l'attore può dire quello che vuole, ma non può fare quello che vuole. Sindaco, ma rispondendo in maniera secca, sì o no allo spot pubblicitario? Sì. Nel momento in cui c'è la bellezza, in questo caso della donna, attraverso i veli o attraverso ovviamente un'espressività del corpo femminile, che è sempre qualcosa di straordinario, con una ricerca artistica della valorizzazione del brand o dell'attività che si sta svolgendo, evidentemente nel rispetto delle norme, sicuramente sarà ben accetta, perché non violerà quello che è il concetto di pudore e quello che è il concetto di decenza. Attenzione, sindaco, però, perché in questo modo lei mi sta facendo capire che una donna con il seno di fuori sì, un uomo con il sedere di fuori no. No, io non so cosa lei possa intendere nell'interpretazione delle mie parole. Io so qual è l'interpretazione autentica delle mie parole. E le mie parole parlano di bellezza, parlano di decenza e parlano di pudore. Per cui queste espressioni messe insieme determinano che un corpo deve essere bello, deve trasmettere emozioni e deve rispettare il pudore e la decenza. Quindi non ne faccio una distinzione né di uomini né di donne, non faccio una distinzione né di eterosessuali né di omosessuali, non faccio nessun tipo di distinzione, perché ricordo anche al soggetto che questa è una comunità che ha introdotto le unioni civili e prima ancora dell'obbligatorietà della legge nel 2014, che fa un festival LGBT ed è al settimo anno. Ecco, infatti, sindaco, le volevo chiedere proprio questa cosa. Lei il sesso non c'entra niente. Lei mi sembra di averlo fatto capire in maniera chiara, non ci sta a essere etichettato come bacchettone, ha evidenziato che appunto che è noto ospita proprio il festival LGBT. Sì, ma è il settimo anno che lo ospita, è introdotto nel 2014 l'Unione Civile. Il sesso o le tendenze sessuali in questa discussione non c'entrano assolutamente niente. Solo chi è arretrato può pensare che ci sia un preconcetto su una situazione del genere, che è assolutamente fuori da ogni logica. Qui stiamo parlando di due aspetti fondamentali: il nudo, che deve essere espressione della bellezza del corpo dell'uomo o della donna, che deve essere un nudo artistico, cioè deve esprimere un concetto, deve esprimere una sensazione, deve esprimere qualcosa, deve comunicare qualcosa, e nello stesso tempo il rispetto delle norme, che parlano di pudore e di decenza. Se ci sono queste, questo mix è perfettamente rispettato, io non vedo, ripeto, lo do con i fatti, la mostra di Vito Rai, stupenda, che da mesi ormai qui a Noto, ha dei nudi in cattedrale, ma un nudo di una bellezza strepitosa. Sindaco, in conclusione, il nudo non è un tabù per Noto, ma che rispetti pudore e decenza e che sia un nudo espressivo, artistico, sia con espressioni di arte ovviamente contemporanea, sia con opere che possono sicuramente esprimere e trasmettere sensazioni piacevoli. Sindaco, in conclusione vorrei avere anche la sua chiave di lettura. Capisco che non è suo territorio, però un attimo mi faccio qualche domanda. Siccome la stessa scena, anche se con sfondi e soggetti differenti, con un soggetto differente, si è replicata anche in un'altra parte della Sicilia. A Modica. Ecco, a suo avviso, quindi anche quello scatto è diventato famoso. A suo avviso, cos'è? La società un po' è cambiata? Ma no, sono iniziative dei singoli che, ripeto, senza in una serata d'estate magari decidono
in maniera repentina di avere visibilità attraverso un gesto, un atto, un atteggiamento che ritengono in quel momento sia assolutamente confacente a tutto ciò che è la norma, a tutto ciò che è il loro modo di essere, il loro modo di esprimersi. Quello è un linguaggio, il corpo è un linguaggio, e quel linguaggio è un linguaggio che a noi non piace. È tutto qua, lui può essere, come dire, il protagonista può essere soddisfatto di quello che ha fatto, quel tipo di linguaggio non è un linguaggio che questa città d'arte merita e non è un linguaggio che a noi piace, ma non è il nudo che non piace e non è neanche l'espressività di un nudo bello del corpo dell'uomo e della donna. È stato chiarissimo, sindaco. Mi dispiace semplicemente, sindaco, perché per motivi radiofonici di tempi non possiamo continuare su questo argomento, perché io Peppe Costa era particolarmente interessato all'argomento. No, assolutamente, perché è un confronto e soprattutto far capire a chi ci ascolta e chi ci guarda in questo momento, e ringraziamo ancora il sindaco Corrado Bonfanti, sindaco di Noto, per aver dato questa chiave di lettura. Ci sarebbe, a mio modo di vedere, tanto da dire, poi non cerchiamo troppi alibi quando si vanno a scatenare determinate situazioni, e soprattutto non facciamo scivolare troppo la società, che non siano esempi per tanti giovani negativi. Questo lo devo assolutamente dire. Poi tempo e sindaco, tempo e spazio per tutti, assolutamente ognuno si assume le proprie responsabilità anche di quello che dice, però se facciamo scivolare tante cose posso anche allargare questo questo anche per quello che abbiamo sentito in questi giorni dalla provincia anche di Catania, quindi stiamo molto attenti a quello che si fa e a quello che si dice. Sono due cose totalmente differenze, la violenza con questo non c'entra nulla, assolutamente, però non facciamo scivolare invece la società. Peppe, un attimo, vorremmo puntualizzare una cosa. Tu immagina però tutto ciò, uno scatto, quanta pubblicità ha portata. Noto non era di bisogno, però comunque ce l'ha avuta, e anche il protagonista di questa vicenda, quindi, come dire, l'operazione di marketing è stata azzeccata da questo punto di vista. Il marketing non deve essere un motivo di vita per tutti, cioè l'apparire non deve essere elemento distintivo delle capacità di ciascun individuo, di ciascuna azienda. La comunicazione è bella, è seria e può portare risultati anche se è fatta nel rispetto delle norme, nel rispetto dei luoghi, nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle persone che vi abitano. Cioè la ricercatezza della comunicazione, cioè il fatto di trovare un trade union tra i luoghi, ciò che voglio esprimere e ciò che sono, è evidentemente l'elevazione dell'uomo, l'elevazione del ragionamento. Se poi ognuno di noi è istintivo e fa quello che vuole in barba a tutte le regole, beh, è chiaro che la società va deteriorando, e su questo non posso non essere d'accordo con voi, e su questo bisogna vigilare tutti. Dobbiamo essere più consapevoli che ciò che vogliamo fare non è sempre possibile farlo, e il risultato del nostro successo non deve essere a discapito di... Sindaco, però dobbiamo tenere conto anche di come si evolve la società. Sì, dico, ma nel rispetto delle regole, nel rispetto dei luoghi, nel rispetto delle persone. Cioè la società non si può non può avere un'evoluzione in barba a tutto, deve avere un'evoluzione ovviamente organizzata, una evoluzione creativa, nuova, che trova spunti nuovi di riflessione, che magari sdogana concetti vecchi, ma attraverso un ragionamento, attraverso la ricercatezza, la raffinatezza, attraverso il rispetto dei luoghi, delle persone, ripeto, attraverso una compenetrazione in un tessuto che non è tuo. Questa non è la sua città, per cui non può conoscere, non può sapere, non può interpretare che quel tipo di linguaggio è un linguaggio non pertinente, non attinente, non rispettoso di questi luoghi. Chiarissimo, tutto sindaco, qua. Chiarissimo. Buona giornata, buon lavoro, buona, e grazie per questa sua chiave di lettura. Grazie sempre, grazie. Radio Fantastica.